Direi di cominciare, immagino che si senta, ho tolto la mascherina giusto per, perché la voce giunga forte e chiara. Intanto devo esordire dicendovi la mia contentezza, perché è la prima conferenza stampa in presenza, dopo tanto tempo passato in Zoom, sui device, davanti a un video, a salutare volti che hanno... Che sono molto eterei e poco carnali. Il teatro ha bisogno di sguardi, di parola, di voce, e già essere qui questo pomeriggio e poter parlare dal vivo con persone e interloquire è una grande felicità. Quindi esprimo gratitudine a Dio perché siamo qui e a voi tutti che ci accompagnate da tanti anni nella nostra avventura. Non è un caso, giustamente Eraldo Maffioletti mi faceva notare la copertina che abbiamo scelto, che è questo cuore, ma non è tanto un cuore di metallo, voi sapete, per la nostra tradizione questi sono gli ex voto che vengono esposti nei santuari per ringraziare di un pericolo scampato, di una grazia ricevuta. E noi ci sentiamo un po' così, no? Che nella nostra 19esima edizione siamo qui come... grati di aver ricevuto una grazia, non so se meritato o meno, di fatto però siamo qui e già questa è una grande contentezza e felicità. Per questo abbiamo voluto metterlo in copertina e insieme al verso che abbiamo scelto, che sempre tutti gli anni scegliamo un verso di un poeta, perché ci dia ispirazione e forza nella nostra lunga stagione estiva. E quest'anno abbiamo scelto un verso di Ungaretti che dice: oggi il mio cuore non è altro che un battito di nostalgia. Qualcuno mi ha detto: ma perché nostalgia? Che sembra una cosa rivolta al passato, no? E è vero, insomma, la nostalgia porta dietro questo accento di una cosa passata, lasciata, e a cui si anela, come la casa di Ulisse che per tutta la sua vita cerca. Però proprio come la casa di Ulisse è un moto, è una molla incredibile per non fermarsi mai. Allora io sento questa nostalgia di qualcosa che non abbiamo ancora raggiunto, doverosa da esprimere in questo nuovo inizio della 19esima edizione del Festival Desidera. I ringraziamenti, la descrizione eccetera eccetera la faccio nella mia seconda parte. Adesso siamo a casa dell'istituzione a cui noi facciamo riferimento, che è la provincia di Bergamo, perché siamo un festival molto diffuso sul territorio. Ci saranno quasi 50 date su moltissimi comuni e quindi siamo gemelli come istituzione. Noi lavoriamo su tutta la provincia e voi vigilate dal punto di vista istituzionale su questo bel territorio che abbiamo visitato. Quindi chiedo a Romina Russo, che è la padrona di casa, di fare un breve saluto. Grazie. Non abbiamo bisogno di vigilare con Desidera Teatro, assolutamente, anzi, per noi è sempre è un onore, è un orgoglio poter sostenere questo festival che arriva alla 19esima edizione, quindi è un percorso molto lungo che si è consolidato nel tempo, che è cresciuto e ha saputo coniugare molteplici aspetti, in particolare, come dicevi, proprio il rapporto con il territorio, quei luoghi della nostra provincia, che è ricchissima di patrimonio artistico e culturale, e soprattutto penso con la comunità, perché penso che una delle caratteristiche di questo festival è quello proprio di aver saputo creare un dialogo costante, sempre in crescita, con la comunità, quindi stare sul territorio attraverso il dialogo, lo scambio, il confronto e dando sempre importanti momenti di confronto, di per interrogarci, perché e soprattutto penso quest'anno questo festival avrà veramente un ruolo fondamentale per tutti noi, perché è quello che abbiamo vissuto. E lo dico quasi con commozione, perché in questo contesto, con
loro al mio fianco e voi che seguite il festival da tanti anni, penso che in questo contesto di incertezza, di paure che abbiamo vissuto e di isolamento, il teatro di Desidera possa veramente aiutarci ad avere uno sguardo, ad alzare lo sguardo, ad andare oltre, a interrogarci e a creare anche nuove forme di cura. Penso che in questo contesto Teatro Desidera possa veramente essere una cura non come terapia, ma una cura per trovare anche delle risposte dentro di noi, nel dialogo, nella relazione con gli altri, nel guardare veramente oltre. E questo veramente io vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio tanto, e per noi avere la possibilità di dare supporto a tutte le realtà del territorio che permettono la realizzazione di questo festival, per noi è veramente un grande onore. E vedere scorrere il vostro libro, con tutti quanti gli appuntamenti, e vedere quante la vostra capacità anche di instaurare sempre nuove relazioni anche con la parte, con i comuni, con le realtà istituzionali. Quindi il mio è un grazie molto sentito, molto affettuoso, veramente, e spero di riuscire a partecipare a tante delle vostre date, perché per me è proprio un arricchimento mio personale e di tutto il nostro territorio. Grazie. Grazie delle sentite parole. Noi ci siamo sempre davvero sentiti molto vicini alla istituzione della provincia, e adesso poi quando la provincia, che è un'istituzione, si arricchisce di volti precisi come in questo caso, è ancora più è la cosa che più desideriamo. Abbiamo anche un'altra amica in sede qui stasera, che è la dottoressa Castagnini della Camera di Commercio, che insomma, a differenza di tante altre Camere di Commercio, ogni tanto decide di fare delle eccezioni alla loro mission, che è prettamente di sostegno appunto al commercio, all'industria, all'artigianato e all'agricoltura. E noi gli siamo molto grati. Se vuole salutare... E con le parole mi sentite? Sì. Beh, mi collego subito con l'assessore innanzitutto per dire che mi è piaciuto molto il concetto di cura. In fin dei conti il vostro programma è una cura dell'anima, è una cura delle relazioni tra le persone. E la qualità dei vostri spettacoli è quella che ci permette di pensare anche una ripresa che tenga in considerazione questo aspetto. La pandemia sicuramente è stato un momento di isolamento e inizialmente si pensava anche di vedere dei risvolti positivi, cioè meditiamo, cerchiamo di capire, questa è l'occasione per metterci in discussione. Questo è il mio parere personale, io ho visto che non è proprio così, non è proprio stato un momento così esaltante, anche perché le persone si sono trovate nelle loro fragilità e ognuno di loro ha scoperto forse che era tanto fragile. E la convivenza, le relazioni con gli altri serve proprio per andare oltre a quelli che sono i propri limiti e cercare appunto di trovare delle risposte che gli altri ci aiutano a fare. Camera di Commercio non ha solo quel compito, quello di sostenermi, diciamo, il tessuto economico, sicuramente è la prima mission. Però abbiamo avuto anche funzioni di appunto sostegno alla cultura e al turismo. Quindi vediamo anche sotto questo aspetto imprese, perché ci sono imprese dietro questi bellissimi momenti dedicati allo spettacolo che chi fruisce non vede, ma chi ci vive ne ha sofferto tanto, è uno dei comparti che ha sofferto molto, molto. E quindi siamo contenti di... Con un po' di risorse, diciamo, cerchiamo di sostenere un po' tutti, questo è il nostro obiettivo, ma sicuramente questa è una rassegna molto importante di qualità e di ripresa, d'accordo con lei, 100% in bocca al lupo, e personalmente spero proprio di essere. Grazie mille Raffaello, sì, è un'impresa, fare teatro oggi è diventata davvero un'impresa.
nel senso proprio di una avventura che si comincia per passione e si sostiene per passione. Poi a volte ce la si fa anche economicamente. Noi, grazie a Dio, sono 19 anni che con sacrifici però siamo qui, non abbiamo mai receduto, neanche l'anno scorso che pensavamo proprio di non farcela. Invece anche l'anno scorso abbiamo fatto parecchie date, anche grazie a tutti coloro che ci hanno chiamati, perché anche questo è il nostro, un territorio che non fa molto chiasso, però alla fine è un territorio che cerca una ragione per cui si sta al mondo, e quando la trova capisce anche le cose belle e capisce che c'è una connessione fra le cose belle e la ragione per stare al mondo. E noi l'anno scorso abbiamo avuto una grande conferma da questo punto di vista, è stata una ripresa che ci ha sorpreso. Però adesso non voglio entrare in affermazioni sentimentali, do la parola invece a Luca perché condivide con me la direzione artistica ormai da 19 anni, sono tanti anni, anni in cui è cresciuta la mia stima nei suoi confronti di artista, di scrittore e personale. E a lui sempre, con lui facciamo sempre delle lunghe chiacchierate, perché Desiderasi nasce così, da delle lunghe conversazioni su di cosa c'è bisogno oggi, prima ancora di arrivare, allora scegliamo questo spettacolo, allora facciamo quell'altra cosa, eccetera, eccetera. Nascono queste lunghe conversazioni nella sua cucina, a casa mia, a casa di Giacomo Poretti da quest'anno, e da queste lunghe conversazioni nasce lo spirito da cui poi scegliamo, cioè noi operativi, andiamo a vedere, raccogliamo insomma amici e attori. Eccetera. Quindi Luca, un tuo pensiero in questo inizio. Grazie, intanto buonasera a tutti, grazie anche dell'invito, grazie Gabriele. Voi sapete, conoscete Gabriele come me, quindi sapete che diciamo, dice io sono un operativo, poi gli operativi dicono sì, ma Gabriele è un artista, no? E per me è una grande risorsa di questo territorio. E qui volevo anch'io un po' riferirmi a quanto è già stato detto molto molto velocemente, perché per questo concreto io non posso parlare del programma perché ci sono dentro io, e quindi non è una buona idea quella di mettersi a commentare una cosa in cui ci sei dentro tu. Volevo invece riflettere su una cosa, il momento della riapertura è stato un momento che ha rivelato tante cose. Io per esempio, non so, sono andato un po' di volte al cinema e mi sono accorto che per il cinema è veramente dura, per le sale cinematografiche intendo dire, no? Non solo perché evidentemente rimane un po' di paura, eccetera, ma perché nello stesso tempo, in questo momento, realtà come Netflix stanno mangiando quello che è, e quindi deritualizzando il cinema, perché comunque andare al cinema vuol dire che ti metti il vestito giusto, che ti profumi, che esci la sera, che dopo, prima o dopo vai in pizzeria o qualcosa, cioè è un rito, no? E secondo me è abbastanza brutto, in realtà era cominciato già prima del Covid, e io l'ho potuto vedere perché insomma andare a vedere un film, che sono film di Woody Allen, e essere in quattro a vederlo, anche non so, un venerdì sera, eccetera, non è tanto bello, ecco. Per il teatro forse però le cose non stanno così, no? Il teatro il primo è semplice, che secondo me dopo tutto questo tempo, che è stato un tempo di sofferenza per tutti, io per esempio vuol dire che non so, io tengo un corso a università, lo IUM. Per me tenere un corso online è stata durissima, è stata dura anche ai ragazzi, ci siamo stretti intorno ai motivi, per cui le motivazioni per cui facevamo il nostro lavoro, e insomma l'abbiamo fatto, però è stata difficile. E c'era molto bisogno di vedersi. Adesso per me mi arrivano delle mail da alcuni amici, mi piacerebbe incontrarla, troviamoci per un caffè.
Quindi senza anche tenere conto di tutto l'affollamento quando c'è stata la riapertura di tutti i bar, gli aperitivi, adesso poi si sono riaperti un po' gli stadi, la gente che torna allo stadio, no? E tutto questo qui. Quindi, detto banalmente, la gente ha bisogno di stare insieme, no? Solo che la domanda è giusto che ci si fai, ma che differenza c'è tra un aperitivo e teatro? Cioè si ha bisogno di stare insieme tutta e due. La mia risposta però è questa: io ho conosciuto, incontrato, ho parlato con tanta gente, anche mica soltanto intellettuali, insomma, gente che ha avuto bisogno di ripensare a tutto quello che è successo, senza fare drammi, senza dire mi ha cambiato la vita, queste cose qui, però ha avuto bisogno a un certo punto di, per esempio, parlavo stamattina con un famoso attore e lui mi diceva: io ho avuto un grandissimo bisogno di ricontattare i classici, no? Cioè non è che Shakespeare, Eschilo o Pirandello non li leggo, però ho avuto bisogno di cercare di ascoltare quello che dicevano, e sono andato anche un pochino, mi diceva lui, è una cosa che è successa anche a me, ripensare ai maestri. Io ho avuto alcuni maestri nella vita, ho avuto la fortuna di averli, e ripensare con loro, stare con loro, la memoria, insomma, rinterrogarli, non ripeterli, no? Perché poi tante volte noi pensiamo di omaggiare qualcuno ripetendo quello che ha detto, no? Cioè come la messa in scena di un testo classico, allora io la faccio più fedele così, non è quello lì il punto. Il punto è quando tu l'hai ascoltato, no? E quello che avviene nel teatro è che è una compagnia, quindi è un atto, cioè, che potrebbe anche essere simile a un aperitivo, no? Però c'è una differenza, che è un atto in cui ti viene consegnato qualcosa, no? E in cui tu ricevi qualcosa. Io questo, per esempio, quando noi abbiamo fatto la riapertura del teatro, la piccola riapertura, Giacomino Poretti ha fatto due serate del suo spettacolo ed è stato molto più bello che quando l'aveva fatto prima del Covid, e la gente era molto più entusiasta, c'era una partecipazione, come dire, lui gli diceva: io ti voglio dare questa cosa, e la gente voleva riceverla. E questo mi sembra un punto importante. Se pensiamo a qual è lo spettacolo teatrale, questo vale per i credenti e per i non credenti, per lo spettacolo teatrale che ha avuto più repliche nella storia dell'umanità, che è la Santa Messa, no? La Santa Messa, si sentono delle parole, c'è, possiamo dire, un attore che è il sacerdote, che in qualche modo si fa umilmente vicario di Gesù Cristo, che era un altro attore perché faceva la volontà del Padre, non la sua, no? Quindi è un emblema dell'attore, Cristo, no? E a un certo punto però dà una cosa, che è l'Eucaristia. Cioè, al di là del fatto che ci si creda o meno, io ci credo, no? E credo che quello è il corpo di Cristo, ma a prescindere da questo, la forma liturgica, la forma del rito è fondamentale, perché è uno stare insieme che ti consegna qualcosa, no? Quando sentivo parlare della cura prima, la cura è una consegna, no? È un dono, qualcosa che io ti do. E quello che io ho visto, posso sbagliarmi, che ho visto è che ci si stringe, cioè, come dire, ci sono tanti motivi per cui si va a vedere uno spettacolo, anche perché non si ha niente da fare, per esempio, no? Allora non sa cosa fare, va. Però secondo me in questo periodo, anche senza voler, come dire, metterla giù dura, io sono bresciano, dico dalla mia parte, no? Però mi sembra che con il bergamasco si dica così, no? Metterla giù dura. Senza metterla giù dura, sì, no? Sì. Però che noi, insomma, quel tempo che abbiamo passato, noi possiamo far finta che non sia passato, no? Ma la pagheremo cara se facciamo finta che non sia passato. Cioè sì, le commissioni che decidono a chi rifilare il finanziamento, cosa fare, cioè le cose pratiche, non sto parlando dei massimi sistemi, ma sì, sono sempre quelle. Se le cose che si fanno, se le cose che i teatri offrono sono sempre quelle, se tutto è sempre quello, è chiaro che
a un certo punto salterei il capo, perché noi, senza ragionarci troppo, però noi non possiamo essere più proprio quelli, perché è inciso su di noi, che lo vogliamo o che non vogliamo. Un anno e mezzo di fatica, di difficoltà, di abitudini cambiate, di pensieri che ritornavano, di persone care che non abbiamo più, no? Di lavoro perso, no? Con l'indice ovviamente di povertà che è cresciuto, no? Quindi sono tutte queste cose qui, no? E quindi abbiamo per dire, sarà tutto come prima? No. Nulla sarà come prima? No, neanche questo qui, no? Io penso però che tutte le persone con cui parlo, che sento, eccetera, un bisogno, che poi l'ho toccato molto quando abbiamo riaperto appunto il Teatro Oscar, un bisogno di darsi e ricevere, cioè quindi di uno stare insieme donandosi, consegnandosi qualcosa, no? L'emblema dell'Eucaristia è anche l'emblema però di quello che ci dice Shakespeare, di quello che ci dice un attore bravo, di quello che ci dice un autore bravo, ne abbiamo qui uno bravissimo, qui tra di noi, che non sono io. È una consegna, no? Allora io sento tantissimo, ecco, questa cosa come compito, no? Per cui credo che appunto andare avanti adesso con Desidera, no? Dopo tutto questo, sia anche più bello, perché lo sentiamo, ma appunto non con compito nel senso pesante del compito quando il maestro ci dava i compiti a scuola e sa, oddio mio, cioè voglio andare a giocare, no, ma come cioè io credo che il cammino insomma sia più bello quando il senso e la direzione risulta più chiara. Io credo che in questo periodo duro il senso si sia reso un po' tanto più chiaro. Per questo è bello, io diciamo con più entusiasmo devo dire degli altri anni ho voglia di cominciare questa avventura. Grazie. Grazie. Non vorrei esagerare con le cose in presenza, allora abbiamo anche un contributo filmato, così per la nostalgia. Buongiorno a tutti, avrei voluto essere lì con voi così per accompagnare il progetto di Desidera Teatro anche per quest'anno, ma come vedete io c'ho da fare, sto smontando una cucina, no? E scusate, voi non ve ne frega niente, però Gabriele Allegri, la Chiara Bettinelli, la Walter Spengati, mi hanno detto noi ti aiutiamo noi, col cavolo, cioè loro fanno gli intellettuali, e io invece qui a spaccare tutto quanto da solo, mai fidarsi dei bergamaschi. Comunque, appena finisco di spaccare un po' tutto, magari passo lì a farvi un saluto. Difficile, perché smontare una cucina tutta da solo, insomma, forse neanche tre bergamaschi messi insieme ce la fanno. Comunque, oh, bellissimo Desidera, ho un pochino contribuito, nel senso che gli facevo un caffè a Gabriele Allegri, la Chiara Bettinelli, mentre li ideavano. Però insomma ci ho messo anche del mio. Io vado avanti a lavorare in cucina, grazie, beati voi. Ciao Desidera. Vabbè, questo era solo per dire che non ho potuto... Pensavo che ricomincia dal campo. Non ha potuto essere qui, ma voleva essere almeno con un saluto simpatico dei suoi. Bene, io direi che adesso entro nel merito degli spettacoli di quest'anno, perché vorrei un po' farvi venire voglia di venire a teatro, non dico a tutti gli spettacoli perché sono davvero tanti, quest'anno faremo 46-47 spettacoli in giro per tutta la provincia. Però insomma alcuni meritano di essere presi in considerazione, di essere segnati sulla propria agenda da qui fino alla fine di settembre, quindi sono tre mesi abbondanti di lavoro e di divertimento. Per non saltare niente, io giro le pagine del libretto, cominciando proprio dagli spettacoli senza il calendario, così vi dico due parole per ciascuno.
perché ci sono tante novità, tante nuove location, tanti debutti e tanti attori amici che hanno deciso di tornare a Desidera in questa nuova edizione di Ripartenze, quindi sono molto contento di raccontarveli brevissimamente. Cominciamo sabato 26 giugno e venerdì 2 luglio con Mamma a carico. Mia figlia ha 90 anni, la brava Coletti, che è un'attrice brillante milanese, molto, molto brava. Porco cane, scusa, non te l'avevo visto. Sono arrivata 2 minuti fa. Ah, ecco, sono scurrato. La bravissima Coletti, che è brava due volte, che viene anche alla conferenza stampa, no? Mette in scena un'esperienza personale. Noi siamo sempre molto legati a queste esperienze. Quando un attore, un'attrice attraversa una vicenda personale anche difficile, anche dolorosa, come quella di una mamma in difficoltà, e deve fare alla sua mamma da mamma, no? E no, questa qua è un'esperienza che in tanti di noi hanno vissuto, ma qui viene raccontata in maniera esilarante, perché è uno spettacolo comico, brillante, eccetera, ma anche commovente. Io vi invito a venire o a Caravaggio o a Bonate, due location tra l'altro bellissime, perché uno è un chiostro di un convento del 500, l'altro è una chiesa, una basilica di Santa Giulia, che gli affezionati di Desidera conoscono da molti anni, due location strepitose, e lo spettacolo davvero merita di essere visto. Posso solo aggiungere una cosa brevissima? No? Certo, visto che sei qui. E poi ritorno alla mia postazione. No, non è il solito monologo, perché è in qualche modo uno spettacolo a due. E il secondo personaggio chi è la mia vecchia. Infatti ci saranno degli spezzoni di un film che è uscito a Milano e in tutta Italia, che poi ha vinto anche un sacco di premi nel 2013, dal titolo 3-5 minuti in scena. Ecco, il cuore di questo film siamo io e la mia vecchia nella nostra quotidianità. E questa è una cosa, voglio dire, rarissima per un monologo. Veramente non credo che ci sia nulla di simile. Ecco, io ho finito. Bravo. Grazie. Sì, questo... Ecco, avete già capito lo spirito dello spettacolo. Sarà così. C'è un ritorno molto a cui tengo molto, che è quello di Jacob Olesen. Era venuto molti anni fa con O i boss son morto, con la sua comicità surreale, per gli affezionati del teatro anche qui comico hanno presente Jacob per i suoi trascorsi, ma adesso entra, l'anno scorso, 2 anni fa, fece questo lavoro primo su Primo Levi, Capi di concentramento, che stupì tutti per il suo coraggio, e quest'anno ha messo in scena Il cavaliere inesistente di Calvino. Secondo me sarà un lavoro meraviglioso, nessuno l'ha ancora visto perfettamente, noi lo testiamo, e lo testiamo in due castelli meravigliosi, a Brignano Gerardadda e a Malpaga. A Brignano siamo già stati tanti anni, è una villa settecentesca bellissima, al castello di Malpaga è la prima volta che andiamo come Desidera, però tutti voi conoscete la storia napoleonesca di questo castello meraviglioso. Saremo nel cortile del castello, non ci saranno tantissime persone, quindi prenotatevi in tempo per essere tra quelli che potranno godersi di questo spettacolo nel castello di Malpaga. Torna anche un nostro recente amico che è Carlo Decio, che ormai invitiamo tutti gli anni, sia qui che a Milano, che all'Oscar, che sul Mototeatro, perché ha questa sua capacità di raccontare i grandi classici facendo un po' tutte le voci di tutti i personaggi. Ha un modo plastico di raccontare, non fa teatro di narrazione, ma fa, essendo lui abituato, proviene dalla scuola dei Colla, dove fa le voci delle marionette, allora questa sua specializzazione, diciamo, l'ha estesa a una prova d'attore vera e propria, con la quale racconta proprio questi grandi classici. In questo caso fa Otello a Terno d'Isola, che è un paese che frequentiamo per la prima volta. No, l'anno scorso abbiamo fatto una piccola prova, ma quest'anno facciamo due repliche a Terno d'Isola. L'anno scorso ha fatto un assaggio di Desidera e quindi si è legato, credo, anche in futuro. Altro ritorno importantissimo per noi è quello di Pino Petruzzelli. Secondo me è uno dei narratori più importanti sulla scena italiana, di Genova, venne da noi con Storie di uomini e divini, Chilometro Zero,
sabbatico, insomma abbiamo portato quasi tutti i suoi lavori, perché abbiamo incrociato sulla questione del chilometro zero e ci è piaciuto così tanto che quando fa un lavoro nuovo lo invitiamo sempre, lo presentiamo al pubblico bergamasco. Quest'anno porta Vita nei boschi, che è ovviamente un lavoro emerso dall'isolamento del Covid. Lui ha deciso di andare a stare in un bosco, in campagna, riprende ovviamente un testo letterario molto famoso, e racconta questa necessità che l'uomo contemporaneo ha di tornare ad avere un rapporto di reciproco scambio con la natura, senza guerre, ma a godere l'uomo della natura e la natura anche dell'intervento intelligente dell'uomo. Finalmente viene con noi quest'anno Giovanni Scifoni, ormai è diventato una star, lo conosciamo da molti anni, sono anche parecchi anni che non viene a Desidera. Quest'anno siamo riusciti a strappargli una sua presenza in due date. È una star televisiva, del cinema, soprattutto del web. Non so chi, molti di voi avranno seguito le sue performance in casa con la sua famiglia, sua moglie, i suoi tre figli, in cui in scena o i classici o i miti o delle prese in giro delle situazioni legate al Covid, eccetera, eccetera, sono diventate, come si dice, quando una roba virale. Sono diventati virali. La brutta parola l'ha fatta dire a me. sono diventati i suoi interventi familiari, sono diventati virali. Quest'anno porta un lavoro anche i santi a noi Brucoli, perché una delle esercitazioni era raccontare le vite dei santi a modo suo, ovviamente con un tono comico, ricercando in questi santi gli aspetti umani, anche le debolezze. Brucoli alla romana, insomma, ritengo che questo sia le imperfezioni, ecco, diciamo così. E ne esce uno spettacolo davvero interessante, divertente, ma come sempre c'è anche un'attenzione ai contenuti. Lidia tra le nazioni lo salto, perché sarà invece l'argomento finale di questa nostra conversazione. A Romano di Lombardia andremo a vedere Semi, che è un lavoro di Panzeri, un ennesimo lavoro di Panzeri. È un po' di anni che noi lo inseguiamo, questo attore, che scriva della lunga ricerca su temi che gli stanno molto a cuore, e poi questa ricerca raggiunge la scena con delle storie veramente incredibili, no? E anche qui racconta appunto questa storia un po' surreale, però anche qui con grande attenzione alla natura. Ecco, questo è un debutto, il prossimo, 3 secondi prima, 3 secondi dopo, è un debutto assoluto e racconta la storia di Andrea Stella, una figura, un ragazzo, un ingegnere che è vivo, quindi è una persona che vive ed è presente tra noi, anzi sarà presente allo spettacolo a Covo. Anche Covo è una nuova location del nostro festival, ha fatto di tutto per averci, ha messo a disposizione una villa privata con un parco bellissimo, e noi porteremo lì questa storia di Andrea Stella. Andrea Stella è un giovanissimo ingegnere che in gita premio a Miami incappa in una rapina e per errore riceve una pallottola nella schiena. Si sveglia dopo il coma in carrozzella, paraplegico. Bene, questo che sembrerebbe la fine di una storia diventa invece l'inizio di una storia. A me sembra che questa vicenda dovesse essere raccontata proprio quest'anno, perché Andrea Stella, da questa sua vicenda, riprende la sua passione per il mare, crea un catamarano con cui fare tutto guidato da gente in carrozzella, quindi fatto, studiato apposta per essere guidato da disabili in carrozzella, e fa tutti gli anni una traversata transoceanica dall'Europa all'America e dall'America al ritorno, con questo catamarano che si chiama apposta Lo Spirito di Stella. Questa non è l'unica sua impresa, a proposito di imprese, perché l'altra impresa che mette e che ha avuto una grandissima fortuna è un aggeggio, un motore, un manubrio, un motore che si applica su tutti i tipi di carrozzelle e aiuta a superare ogni barriera architettonica, anche laddove le città e le situazioni non sono predisposte al resto, per cui ha avuto una grande fortuna soprattutto in Africa, in Asia,
in paesi in via di sviluppo, perché è pensata apposta per essere applicata a qualunque tipo di carrozzella, anche di un tipo, per dire, non moderna. Però questo, ci sembrava interessantissima la storia, e Teatro Pedonale ne ha tratto un bello spettacolo, no? Che presenteremo a Covo. Beh, il nostro amico Filippazzi, che non manca mai nel nostro festival, anche quest'anno porterà una delle sue grandi passioni, che è questo libro di Gibran, Gesù figlio dell'uomo. Lo fece in prova l'anno scorso a Gronlongo, in una chiesa del Cinquecento bellissima. Quest'anno la porta a Gandino. Tutti gli anni andiamo a Gandino in occasione della sagra del paese e delle confraternite. C'è una piazzettina meravigliosa nel centro di questo paese della Val Seriana, vi invito ad andare anche solo per quello, per vedere il paese. E Ferruccio Filippazzi con Claudio Fabrini racconteranno queste storie che fanno riferimento ovviamente al Vangelo, ma sono viste con un occhio di questo poeta e autore libanese. Beh, ovviamente Poretti non può mancare, perché ormai da alcuni anni non manca mai, porta il suo contributo, Litigare Danzando, noi l'abbiamo già visto in altre edizioni del festival, ma i comuni che vogliono rivederlo e portarlo da loro non mancano mai, e quindi quest'anno andrà a Osio in piazza. Quindi occuperemo la piazza di Osio, che è una bellissima piazza, lo isoleremo e lì faremo lo spettacolo di Litigare Danzando. Anche noi diamo un omaggio alla Divina Commedia, a Dante, nel 700° anniversario della morte, con la Divina Commedia. Portiamo una cosa singolare, direi, e lo portiamo in un paese nuovo, a Spirano. Spirano ha sistemato una cascina, vi dico perché abbiamo fatto tutti i nostri bravi sopralluoghi, quindi ha sistemato questa bellissima cascina, è diventato un centro civico, un centro culturale, c'è anche la biblioteca, e d'estate fanno un fittissimo programma di manifestazioni pubbliche. Siamo quindi onorati di partecipare a questo programma, portando questa presentazione di un volume uscito quest'anno, quindi nuovissimo per la Keller, sulla Divina Commedia. È un volume dove un dantista molto noto, che insegna in America, quindi che ha il problema di raccontare la Divina Commedia a gente che non parla la nostra lingua, quindi ha una grandissima capacità divulgativa, e insieme si è avvalso di questo attore e illustratore, in questo caso è nei panni dell'illustratore, che ha fatto 100 tavole per la Divina Commedia. Siccome sono meravigliose, hanno deciso di presentare il volume in questo modo. Lui sfida il pubblico dicendo: ma qual è il vostro personaggio preferito? Ah, non vi ricordate niente? Ulisse, ah sì, Ulisse, almeno questo ve lo ricordate. La sapete la storia di Ulisse? Allora, il dantista racconta brevemente, legge, commenta il canto di Ulisse, mentre Abbiati disegna dal vivo sul tablet, perché ormai abbiamo questi mezzi, e viene proiettato questo suo disegno. Questo dialogo tra disegno e letteratura, ovviamente non è solamente a distanza, ma anche in presenza, perché di solito Abbiati, quando disegna, provoca, cioè disegna qualcosa di non attinente espressamente alle parole che sta dicendo, ma è come se fosse un commento. E da qui si scatena sempre una conversazione animata, così diciamo, sulla Divina Commedia. È una cosa curiosa, molto nelle corde di Desidera, che non fa lo spettacolo tradizionale, e quindi vi invito a vedere. Non poteva mancare il nostro Gimondi, che ormai dobbiamo per forza, anche ne facciamo tre repliche anche quest'anno, a Mapello, Son Gavazzo in altissima Val Seriana e a Terno d'Isola per l'appunto, perché è uno spettacolo che piace moltissimo. La vicenda, come sapete, non è solo quella sportiva del ciclista nostrano, ma è anche la vicenda storica che si svolge alle sue spalle durante il periodo della sua carriera, quindi dall'uscita della seconda guerra, tutto il boom economico e questo grande desiderio di rinascita che era contenuto in quegli anni in tutta l'Italia e anche a Bergamo, e che adesso noi sentiamo necessario nei nostri tempi. Puskaski, stesso meccanismo, invece questa è una novità, ha debuttato a maggio nel nostro teatro a Milano. Fabio Zulli ha fatto anche lui una ricerca su questo grande campione del passato del calcio. Pensate che
la UEFA dedica a Puskas il premio del gol più bello dell'anno, perché è un goleador, ma anche lui ha una vicenda veramente che ha attraversato i tempi. Nasce nella Bulgaria comunista, diventa un campione diventa un campione del regime, poi si rende conto che qualcosa non funziona, scappa in occidente hanno tutti un po' come timore, perché è un po' su di età, forse non è più in grado di giocare, chi lo sa. Solo un matto come il Bernabeu del Real Madrid fa una conversazione con lui, era al mare in Liguria, e gli dice: mi piacerebbe che tu venissi a giocare da noi. E lui dice: però sei un po' sovrappeso, mister, la pancia è un problema suo, non mio. Da questa battuta lo ha preso e ha vinto 5 scudetti, 3 coppe dei campioni, e ha segnato decine e decine di gol. Questa sua vicenda viene impaginata in uno spettacolo e preso alla fine della sua vita, quando, guarda caso, da un azio memorie, lui stesso si dimentica di se stesso, perché appunto viene investito da questa malattia che è l'Alzheimer, e il medico gli fa ricostruire tutta la sua carriera per far vincere questa maledetta battaglia che si ha in questa età. L'amore viene dopo, è uno spettacolo sempre del Teatro Pedonale che affronta il tema della Bibbia. Anche qui l'idea è: ma la Bibbia è un libro solo per credenti o è un libro che contiene le storie fondative di una civiltà? Possiamo fare riferimento alle storie fondative contenute nella Bibbia e renderle oggi utili per vivere? No? E la sfida viene raccolta dal Teatro Pedonale, che fa un spettacolo concerto, che ci sarà una cantante meravigliosa, un'arpa e due attori che raccontano queste storie. Lo faremo sia a Osio Sotto, nel santuario di San Donato, nel quale andiamo tutti gli anni, e al Me, anche questa è una delle nostre grandi mete abitudinali. San Pellegrino Terme è una new entry, finalmente, dopo tanti anni di corteggiamento a questo paese, perché volevamo andarci molto da tanti anni. Portiamo uno spettacolo super divertente, che è Classica for Dummies. Sono due musicisti strepitosi che giocano con la musica e fanno vedere come la musica è fonte di divertimento e capacità di gag esilaranti. Lo sono anche attori, ma soprattutto musicisti, che suonano di tutto, si scambiano anche strumenti che diventano piccolissimi, grandissimi, si spaccano, suonano, insomma, veramente uno spettacolo esilarante. Al Lazzaretto, ovviamente, partecipiamo anche noi, al Lazzaretto on stage, e portiamo un attore a cui ci siamo legati negli ultimi anni e che vogliamo essere legati anche nei prossimi anni, che è Luigi D'Elia, attore narratore pugliese. Anche lui viene da una storia di teatro ragazzi, ma da molti anni ha abbandonato, cioè non è che ha abbandonato, però desidera raccontare storie con un fondamento che ricerca la drammaticità della vita. Moby Dick ovviamente gli offre una possibilità grandissima di entrare proprio nell'anno in cui ha scritto un altro spettacolo sullo sbarco degli albanesi, perché sono i 40 anni dello sbarco degli albanesi a Bari, e si appresta a fare il nuovo spettacolo che sarà su Caravaggio, sul pittore Caravaggio, che probabilmente coprodurremo. Moby Dick è un po' un punto di passaggio, dove di interrogativo sul proprio destino. Verrà al Lazzaretto on stage. Abbiamo quasi finito. Happy Mary è uno spettacolo che noi conosciamo già, esilarante spettacolo di Laura Magni su un'attrice che viene coinvolta a fare una sagra di paese. Con grande sufficienza lei si avvicina, perché lei è l'attrice che ha studiato, deve fare la Madonna, ma per favore. E poi invece viene coinvolta in questa storia e diventa alla fine una partecipazione commossa alla sagra. La faremo in occasione della sagra di Urgnano, anche questa è una meta che frequentiamo volentieri, e la faremo nella piazza, nel luogo in parte della chiesa, che è uno spazio scenico perfetto. Cantata profana, anche questo è un debutto, tanto debutto che non so dirvi quasi nulla, nel senso che lo stanno costruendo adesso.
è l'esito però di un lavoro fatto da Luca Toninelli con giovani drammaturghi, quindi i tre che hanno scritto il testo, hanno scritto tre piccoli testi, tre microtesti, sul bisogno, di cosa hai bisogno, qual è la sofferenza che hai patito in questi anni, no? Scrivilo e la mettiamo in un contesto in cui si fa una cantata collettiva, no? E per chiedere che qualcuno venga ad aiutarci in questo bisogno. Questo, io più di così non so dirvi, so che i tre drammaturghi, i quattro attori, il coro e il regista, tutti giovanissimi, no? Quindi tutti sotto i 30 anni, stanno mettendo in scena questa cosa. La vedremo a Brignano il 28 di agosto. Brignano l'ha voluto prendere nonostante tutto, gli ha detto no, ma non è pronto, lo faremo l'anno prossimo. No, non mi interessa. No, ma lo faremo. No, però non mi interessa. No, guarda che però non c'è. Mi interessa. E allora, data l'insistenza, io sono tornato ai ragazzi e ho detto ragazzi, c'è una data, bisogna fare lo spettacolo. Perché nel teatro spesso va così, è la data che comanda. Quindi abbiamo scritto la data e lo spettacolo si sta facendo in questi giorni. Minotauro l'abbiamo già visto l'anno scorso in forma di lettura, quest'anno lo porta invece in spettacolo completo Roberto Anglisani, la nostra carissima Margherita Antonelli porta la sua Orfea che l'anno scorso abbiamo gustato in tre repliche, ma quest'anno andiamo ragazzi a Santuario di San Patrizio di Colzate, una location incredibile a picco sulla roccia, chi va in Valseriana a un certo punto si guarda sulla sinistra, vede affacciarsi queste arcate che guardano sulla valle e dicono cos'è questo posto, questo pazzesco, è il Santuario di San Patrizio a Colzate. Anche qui finalmente è la prima volta che ci andiamo, è una location strepitosa per vedere un bellissimo spettacolo e anche per gustarsi questo luogo della Bergamasca in Passeriana, vi invito a vedere. Maurizio Donadoni, questo è un rush finale, Maurizio Donadoni porta il sogno di Giuseppe di Luca Toninelli. L'abbiamo presentato alcuni anni fa con un altro titolo, era un fuorilegge di nome Dio, perché sottolineava un aspetto, però quest'anno l'abbiamo ripreso perché è l'anno santo di San Giuseppe. E perché forse questo titolo rende molto più giustizia al testo nella sua completezza. Maurizio ha accettato e viene alla Cornavusa. Tutti gli anni andiamo in questa grotta naturale e ci gustiamo l'ambiente magico, spesso piove, quindi bisogna portarci la giacca a vento, l'ombrello, perché se piove nei giorni precedenti poi l'acqua penetra nella roccia e per due o tre giorni successivi cade l'acqua dentro, quindi noi lo facciamo comunque e quindi lo spettatore si prende la briga di prendersi l'impermeabile e l'ombrello e di venire a vedersi questo spettacolo doppio della location di Maurizio Donadoni. Anche Arianna Scommegno ormai da molti anni viene, aveva preparato questo spettacolo l'anno scorso, non siamo riusciti a farglielo fare, ma quest'anno la sua Antigone la vogliamo proprio portare. E la porta nell'azienda agricola Il Portico di Costa di Mezzate, un ex convento del Cinquecento che adesso è diventata una azienda didattica. Location strepitosa che abbiamo conosciuto l'anno scorso per il primo anno e abbiamo fidelizzato, quindi anche quest'anno porteremo l'Ariana Scommegna con la sua Antigone. Nuovissimo spettacolo, torniamo alla tradizione di spettacoli scritti per l'occasione per Sant'Alessandro in Colonna da Luca Toninelli, sempre per un grande artista della scena italiana. Torna quindi Sandro Lombardi con questo lavoro di Luca Toninelli su Elia, sul profeta Elia, il mormorio del vento. Elia, qui verrebbe aprire un capitolo, perché Elia proprio oggi, non lo apro perché io voglio lasciare tutta quanta la sorpresa. Elia è il primo profeta della Bibbia, un uomo pieno di contraddizioni, un uomo forse la più grande provocazione di Yahweh al suo popolo, no? E allora Elia, Toninelli aveva bisogno di pescare proprio lì, nella più grande provocazione di Yahweh al suo popolo, perché è il momento di fare passi grandi. Da noi viene ancora una volta, e siamo onorati di averli con noi, il Stivalaccio Teatro e porta Romeo e Giulietta nella chiostra della biblioteca di Treviglio, ormai è una delle compagnie più in ascesa della commedia italiana, fanno lavori di rara intelligenza teatrale
e quindi siamo molto contenti di avervi con noi. E così ho finito la mia lunga carrellata, che termina solamente con i ringraziamenti. Prima di tutto generali, cioè ai comuni, alle parrocchie, agli enti che hanno con la loro insistenza chiesto di fare uno sforzo straordinario. 47 date sono davvero tante. Non facciamo solo Desidera nella sua veste ordinaria, quest'anno per la prima volta un sistema bibliotecario, che è quello di Ponte San Pietro, ci ha chiesto di inventare un modulo di teatro ragazzi, e quindi abbiamo dovuto studiare, perché non è che uno si improvvisa. Allora con Chiara e Eraldo, che è qui presente e lo ringrazio di essere qui, abbiamo studiato per poter fare delle proposte di teatro ragazzi all'altezza del teatro a cui siamo più abituati. Credo di esserci riusciti. Faremo 10 repliche di teatro ragazzi, sono spalmate dentro il programma, ma verranno presentate in una conferenza stampa settimana prossima, dove faremo proprio una presentazione ad hoc per questo percorso di teatro ragazzi. Ci sarebbe anche un altro contenitore, ma che presenteremo più avanti, di altri 6 spettacoli molto interessanti. Ma qui mi fermo. Devo proprio ringraziare tutta la squadra, perché quest'anno in passaggio fare 46 spettacoli ha voluto dire non appoggiarmi totalmente a una squadra. Squadra che è fatta da Chiara Bettinelli, ovviamente, che è con noi da tanti anni, che ringrazio personalmente, perché quest'anno si è divisa in 2 enormi impegni, oltre il nostro, anche un altro grande impegno. Quindi Walter Spelgatti, Federica, Ilaria, Fabio, Andrea, e sono tutti coloro che troverete sulle piazze, perché noi accompagniamo tutti gli spettacoli. Almeno 2 persone di noi saranno sempre presenti agli spettacoli. Federico Buscarino, che è il fotografo, quello lì, che con le sue immagini rende quello che facciamo ancora più bello. Andrea, il grafico, perché fa sempre del lavoro egregio, e Rando Maffioletti, che quest'anno ha deciso di affiancarsi a noi, a aiutarci sul teatro ragazzi, ma anche ad aiutarci in tutte le piazze che abbiamo, perché non ce la facciamo più da soli. Lascio l'ultimo scorcio di questa lunga conferenza stampa alla novità che tengo a presentare. Però non lo voglio presentare io, perché è un parto della nostra Chiara Bettinelli, e quindi ti chiederei di raccontare in 2 minuti, non dilungarsi tanto come ho fatto io, di cosa si tratta e perché lo presentiamo al Castello di Valverde in 2 serate con sé. E poi avremo una sorpresa, perché finiamo sempre con una sorpresa, e quindi vi chiedo scusa della lungaggine, e vi ringrazio della pazienza che avete avuto. Chiaro. Grazie. Vi ringrazio tutti, è bello vedervi in presenza, è un'emozione che ho effettivamente dopo tante call. Io ringrazio Gabriele di tutte le parole belle che ha speso, perché davvero Desidera è un lavoro collettivo che respira veramente di tanti slanci, di tanti pensieri, delle fatiche di tante persone. Io sono qui oggi a rubarvi pochi minuti per raccontarvi uno degli spettacoli che voi vedrete, che sicuramente attraverso il web, le mail che abbiamo mandato, le parole che abbiamo speso, forse saprete già. Nell'autunno dell'anno scorso, anzi o meglio, già un paio d'anni fa, avevamo incrociato la storia di Lidia Gelmi Cattaneo, che è la prima giusta tra le nazioni bergamasca ma anche lombarda. È stata nominata dalla fondazione dello Yad Vashem nel 74, quindi prestissimo, giusta tra le nazioni. Una donna che viveva al castello di Valverde, per quello che l'abbiamo incrociata, perché abbiamo fatto uno spettacolo lì un paio d'anni fa. E abbiamo incrociato la sua storia, allora non avevamo il tempo, il modo di affrontarlo adeguatamente, le notizie biografiche che avevamo erano troppo stringate per poterci veramente lavorare, ma è arrivata la pandemia e ci ha immobilizzato tutti, quindi diciamo che da questo punto di vista è stata un'opportunità. Ma non la Bettinelli! E quindi mi sono presa il tempo per scavare
nella vita di questa persona, anche grazie alla memoria delle persone che l'hanno avuta come parente, perché oggi sono vivi la sua pronipote e i suoi nipoti, alcuni vivono a Londra, eccetera, eccetera. Abbiamo incontrato anche le persone che lei ha salvato, che sono molte anziane e che vivono adesso a Gerusalemme. Ne è nato un profilo di una donna che non ci aspettavamo, molto molto moderna e inconsueta, davvero molto curiosa. E ne abbiamo fatto un documentario che avete potuto vedere, in cui io raccontavo la storia, a partire appunto dai documenti che abbiamo raccolto, perché abbiamo raccolto documenti anche nei luoghi istituzionali della provincia, per cui biblioteche, archivi, tutti i luoghi che conservano traccia di ciascuno di noi, del passaggio di ciascuno di noi, e poi attraverso le memorie che ci sono state donate. Però il documentario è una cosa che resta distante, noi viviamo di teatro e viviamo del respiro sulle tavole di un palcoscenico, e quindi abbiamo deciso, con grande sforzo, mi ha accontentato, l'abbiamo fatto. Con entusiasmo fin dall'inizio. E abbiamo fatto uno spettacolo, ovviamente per fare uno spettacolo non possiamo farlo solo noi, noi abbiamo apparecchiato la tavola, abbiamo fatto la ricerca, abbiamo trovato qualche soldo attraverso un'azione di crowdfunding molto condivisa anche con il nostro pubblico, e abbiamo trovato chi potesse scrivere il testo e interpretarlo. Marco Erbellini ha scritto il testo e la ringrazio davvero tantissimo. Un lavoro emozionante che ha letto fino in fondo appunto questa donna. E poi abbiamo coinvolto due attrici, Angela De Mattè, siamo orgogliosissimi oggi qui con noi, e Laura Palmieri, che interpreteranno con la regia di Paolo Beniamini le due protagoniste di questa storia. Siamo in scena in un posto meraviglioso che è il Castello di Valverde, che è un castello privato degli eredi appunto di Lidia Gerbi, e siamo in scena per due sere, per pochi posti, perché con il distanziamento ovviamente, pur essendo un castello, i posti sono un'ottantina di posti a sera, ma siamo molto molto contenti di questa impresa, perché ci permette anche di accendere la luce su alcuni temi molto delicati e molto contemporanei. Quindi io non vi voglio però svelare troppo, sono certa che sarà uno spettacolo che amerete, che vi farà parlare, che vi farà riflettere e che ci farà discutere. Ci farà discutere, perché noi saremo a disposizione, perché su questa cosa ci mettiamo la faccia fino in fondo, quindi noi ci siamo. Io invito la sorpresa. Invito Angela a regalarci un pezzetto del testo che ha scritto Mara di Lidia. Siamo già in prova per questo spettacolo e abbiamo fatto delle prove a tavolino, qualche prova di lettura, quindi Angela ha già maturato con il regista un taglio preciso, e poi a luglio saremo in prova in teatro per il debutto. Io non posso far altro che ringraziarvi già dell'affetto che sono certa che ci riserverete, e ci vediamo a teatro. Quando? 15 luglio, su prenotazione, ragazzi, non dimenticate. Ma come vi permettete? Toglietemi subito le mani di dosso. Cosa volete da me? Come osate trascinarmi qui come fossi una delinquente della peggior specie? È vero, li ho nascosti in casa mia. E allora? Mi hanno chiesto aiuto? Erano feriti, dovevano scappare. Li stavano fucilando in piazza, capite? I prossimi sarebbero stati loro. E che importa se erano fascisti? Non lo eravamo tutti un tempo. Le mie generalità. Davvero fate finta di non sapere chi sono. Va bene. Lidia Gemmi Cattaneo, nata l'8 marzo 1902 a Presenzo, Bergamo, figlia di Luigi Gemmi, sorella di Silvio Gemmi, madre di
Cattaneo, Angiolino, Uberto, Gabriella e Luisa Maria, moglie di Camillo Cattaneo. No, i ragazzi non si sono presentati alla leva obbligatoria. Si vede che avevano di meglio da fare. No, va bene. Non scherzo più. Non scherzo più. In effetti non c'è proprio niente da ridere. Confermo, mio fratello è stato un partigiano. Il titolo se lo è guadagnato sul campo, io no, non sono un militare, non sono un uomo. È vero, ho intrattenuto stretti rapporti con gli oligarchi fascisti. Non sono mai stata una militante, un'anarchica, sì, però. E quando il re ha nominato Mussolini primo ministro, ho pensato che avesse le sue ragioni. Ve lo ricordate, il Mussolini degli inizi, le cose che diceva? Lo spirito fascista rifugge da tutto ciò che è ipoteca arbitraria sul misterioso futuro. Ipoteca arbitraria sul misterioso futuro. Io ci credevo in quel futuro. E quando disse, me ne frego, per noi giovani era il vento della rivoluzione, se ero fascista. Diciamo che per un po' mi sono uniformata anch'io. Non era quello che chiedevano a tutti. Anche io ho dato il mio contributo alla crescita demografica per rafforzare il paese. 4 figli, ma non erano abbastanza per la tessera d'onore. Mi sono uniformata, certo, dicevano che le occupazioni femminili extradomestiche erano dannose per la fecondità, per il corpo della donna. Io non ho mai lavorato, mai un giorno in vita mia. Venivo da un paesino senza lode, senza infamia, sognavo il mondo, il bel mondo. Avrei voluto studiare, andare all'università, ma mi ridevano in faccia, troppo ambiziosa, dicevano, troppi grilli per la testa. Uno sfizio però me lo sono preso, la patente di guida, sfrecciare lungo le mura in folle, sempre più veloce, poi col piccone e gli scarponi a scalare le montagne. Anche io volevo ergermi sulle cime del mondo, scagliare la mia sfida alle stelle. Che siete molto fortunati per questo festival, perché fanno un lavoro culturale importantissimo, che non è solo teatro, è più del teatro, attraverso il teatro, e quindi io fossi voi sarei molto grata a loro. La gratitudine è nostra, Angela. Ha scelto un pezzettino meraviglioso di tutta la... e mostra come questa donna, di cui lei sa tutto e io niente, l'ho saputo, lo so per i suoi racconti, ma mi ha entusiasmato, una donna che viene accusata da tutti di tutto, proprio perché non riescono mai a prenderla, che è caratterizzata solo da una grande fame di vita, con questo fa tutto, è un personaggio da riscoprire, un personaggio bergamasco da riscoprire, come un personaggio che ci sta molto a cuore e che voglio concludere con la gratitudine sempre che noi dobbiamo a Benvenuto, perché il nostro festival compie 19 anni, ma da 19 anni è a lui dedicato. L'anno scorso erano 20 anni della sua scomparsa, ma noi lo sentiamo vicino più che mai. Hanno riaperto il suo Donizetti, bene, siamo tutti felici, il suo festival non è mai stato chiuso. Continua imperterrito a attraversare la provincia e a manifestare la gratitudine di quello che da lui abbiamo imparato. E così finisce la nostra presentazione. Comincia invece il teatro, e quindi da sabato 26 comincia la lunga cavalcata e terminerà
il 23 di settembre. Non vi voglio vedere a tutti gli spettacoli, ma quasi. Quindi, arrivederci.